Seduta del 13 aprile 1909, da negativa 13x18. Sulle 5 lastre fotografiche si scorge una porzione di testa umana di cui è visibile solo l'occhio sinistro, la radice del naso ed una piccola porzione della fronte. La testa compare nell'ombra perché la tenda del gabinetto medianico dal lato destro non fu aperta per una distrazione di Enrico Imoda. A questa seduta era presente il premio Nobel per la scoperta dell'anafilassi, professor Charles Richer. Al termine dell'esperimento, alcuni partecipanti accompagnarono alla stazione il professor Richer, il quale espresse il desiderio di invitare la medium Linda Gazzera a Parigi per sperimentare in sedute assolutamente private. Così avvenne alla sola presenza della famiglia del professore e del suo amico de Fontenay, abile fotografo. Dopo le parole della figlia Linda, lo strumento T dell'Ifior ha cominciato ad avere delle immagini ben precise di quella che era stata la sua vita precedente, la sua vita immediatamente precedente, ovvero la vita di quel signore che praticava le sedute dalla signora Linda. Lo strumento ha cominciato ad avere ricordi ben precisi e me ne dolgo a questo punto per gli studiosi presenti nel cerchio, i quali avrebbero potuto approfittare di quanto si stava verificando e forse avrebbero potuto avere una possibilità per dimostrare, non dico la sopravvivenza, ma qualcos'altro di altrettanto interessante. Tutto questo perché lo strumento ricordava non solo nomi, ma date, luoghi e situazioni ben precise e ai fini, ad esempio, di una identificazione, i dati che lo strumento avrebbe potuto fornire sarebbero stati più che sufficienti per una identificazione incontestabile. Di fronte a questo fatto noi non saremmo intervenuti per opporre resistenza, poiché erano ricordi dello strumento e in questo caso non era la volontà di un'entità a guidare il fenomeno, ma era lo strumento stesso che ripescava nel suo inconscio momenti della vita precedente. E poiché avveniva tutto abbastanza spontaneamente, noi avremmo potuto non intervenire. Me ne dolgo anche per gli altri, anche per coloro che sono qua, non in veste di studiosi, poiché anche loro hanno lasciato cadere diverse opportunità, tra le quali, e non ultima, quella di dimostrare a se stessi la capacità di porgere la mano agli strumenti. Dai ricordi di T avreste potuto ottenere nomi di alberghi di varie città, alcuni dei quali ancora esistenti, nomi dei relativi proprietari, particolari di vita dell'epoca non troppo facilmente riscontrabili e addirittura fotografie di quel signore e relativa famiglia. Era abbastanza conosciuto, anche se non famoso, facilmente identificabile proprio per la professione che svolgeva. Vi ho citato solo alcuni esempi di quanto avreste potuto trovare. Pensate solo al fatto che uno dei figli di questo signore è ancora vivo.